in esclusiva per Federico TV dall'Amerigo Vespucci per festeggiare i 35 anni di felice connubio tra il WWF e la Marina Militare. Tema del giorno: il mare deve vivere. Campagna di sensibilizzazione per le nuove generazioni. Con il comandante dell'Amerigo Vespucci per chiedere quali iniziative della Marina Militare per la tutela del mare, partendo proprio da una nave, la nave scuola Amerigo Vespucci, fondata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. Sì, diciamo, qui da Napoli giochiamo in casa, in questo meraviglioso sfondo della città partenopea. L'unità che è stata varata appunto nel 1931, quindi con oltre 80 anni di storia, ma anche di attenzione e tutela alla formazione del personale, e in questo momento da oltre 35 anni stiamo effettuando un'attività in parallelo con il WWF proprio per sensibilizzare le future leve di domani, i futuri ufficiali della Marina Militare, all'attenzione all'ambiente, alla tutela delle nostre ricchezze, ma soprattutto del mare. Del mare quale bene comune di tutti noi, quindi quale migliore opportunità quella di appunto dare questa particolare attenzione ai giovani che sono il futuro di domani. Un felice connubio WWF Marina Militare dal 1978. Quali strategie marine da sviluppare? Beh, quelle che abbiamo iniziato allora. Allora avevamo risultati meravigliosi dalle proposte che facevamo al governo e ai politici, che sono state poi realizzate grazie alla tradizione importante del WWF, ma anche più quella della Marina Militare, che c'è una tradizione e un prestigio enorme. Abbiamo ottenuto tantissime cose, da cui divieto di pesca tutti i cetacei marini, uccisione di tutti gli uccelli marini, divieto di pesca con il respiratore e tante altre cose che bene o male dovremmo proseguire, perché ricordiamoci, i pesci sono ancora in pericolo, le creature del mare sono in pericolo, sono conosciute solamente attraverso i menù dei ristoranti, e questo non va bene. E oltretutto del mare ci si occupa solamente l'estate, ma ricordiamoci che l'inverno il mare è sottoposto a pressioni spaventose di pesca e di inquinamento e di tante altre cose. Dall'acqua clorata della piscina Scandone, dei grandi impianti dove ti sei affermato, all'acqua salata del Mediterraneo. Massimiliano Rosolino, testimonial del WWF, emblema italiano all'estero e del tricolore che svetta. Il tuo messaggio per le giovani generazioni. Lo slogan lo copio, perché il mare devi vivere, c'è scritto qua dietro, e la verità è che dobbiamo darci da fare, va bene, perciò bisogna dare il massimo. Il vento in poppa, perché ovviamente oggi siamo su una nave, l'Amerigo Vespucci, che ospita questo progetto in collaborazione con WWF. Sono 35 anni che lo fanno e questo è l'ennesimo anno di sensibilizzazione, e il messaggio che cerchiamo di dare è quello di aiutare. Aiutare non significa salvare, ma significa di prevenire, perché voglio dire, noi dobbiamo dare coste meravigliose. Io sono anni che combatto contro le persone che cercano di andare all'estero per le proprie vacanze, persone che appunto passano per Napoli e pensano soltanto alle isole. È pur vero che ovviamente, se andiamo a guardare nella media, le opportunità che abbiamo per farci il bagno, perché dalle nostre parti si dice così, più pulito, ovviamente dobbiamo dirottarci forse verso le nostre piccole oasi. Per fare il contrario basterebbe poco, insomma basterebbe già un messaggio che stiamo cercando di portare in tutti i porti italiani, non tutti, insomma una grande fetta di porti, per far sì che le persone che quotidianamente sono poi quelli che sfruttano le nostre zone costiere, che sono tantissime, possono limitare dei danni e far sì che le nostre coste possano essere invidiabili per 40 anni. Eolo soffia, si dispiegano le vele dell'Amerigo Vespucci. È davvero tutto, un ringraziamento a Emanuele Laveglia, Diego Scarpitti, Federico TV.